Sì, è una gioia immensa perché, come dicevo ai vostri colleghi, arrivare a questo punto dopo aver macinato un girone di ritorno da vera protagonista era un po' tosta. Quindi siamo stati chiamati ancora in causa, se ci fosse ancora motivo di far vedere questi ragazzi quelli che hanno espresso al girone di ritorno, e credo che il Termoli abbia fatto l'ennesima partita perfetta. Se andiamo a cercare un po' il pelone all'uovo, forse si poteva vincerla. Però devo solo ringraziare i ragazzi per quello che hanno dato, per quello che hanno fatto. Hanno dimostrato di essere uomini veri e sono contentissimo per la società, per i ragazzi, ma soprattutto per questa città. Non mi stancherò mai di dire grazie alla città, grazie a questa tifoseria, perché davvero sono stati 5 mesi intensi dove si è raggiunto un obiettivo importante, ma come lo si è raggiunto? Quindi grazie a tutti. Un girone di ritorno con andamento da playoff, un Termoli che ha cambiato direttamente facciata da novembre in poi, imprese in trasferta, grandi prestazioni, gol, vittorie, punti. Non è il Termoli che però Carnevale ha trovato a novembre, è cambiato davvero tanto. Sì, diciamo che sono un allenatore che gli piace partire dall'inizio, amalgamare il gruppo, dare un'idea, dare una mentalità. Quando sono stato chiamato dal presidente Montaquila non mi ha spaventato, però era un compito arduo, difficile, anche perché quest'anno sto girone è tosto, io lo paragono alla Pugliese, a quel girone H, quindi mi sono dovuto anche adattare, spesso per far rendere al massimo i miei giocatori, spesso avete visto comunque una squadra tatticamente sempre diversi in base pure a chi incontravamo, e per cercare di far rendere al massimo i miei giocatori. Quindi ci siamo dovuti adattare spesso a una difesa anche a tre, dove comunque hanno dimostrato di fare molto bene. Quindi era un compito arduo, ci siamo riusciti grazie, ripeto, alla società, grazie ai ragazzi, grazie all'apporto dei tifosi, tutti insieme siamo riusciti a fare veramente un girone di ritorno importante, offrendo delle prestazioni belle, belle da vedere, belle trame di gioco, con risultato. Ma la cosa che più mi ha fatto piacere è che a un certo punto a girone di ritorno ho visto veramente la mia squadra, la mia idea, la mia mentalità e quello che io cerco di dare, perché credo che la mentalità sia quasi tutto nel calcio. Ascoli, tutti pensavano che dopo la partita, non mi posso mai dimenticare quella partita, io dopo quella partita, finito la partita, ho fatto una corsa e sono andato in pullman, perché dicevo questa è stata una vittoria fondamentale, mentre tutti forse credevano che l'Atletico Ascoli era una squadretta. E invece da quella partita abbiamo visto un Termoli raggiante, un Termoli importante, un Termoli che in casa e fuori ha cercato sempre di fare la partita e giocare sempre per vincere, mai giocare col catenaccio, mai stare là dietro, ma abbiamo cercato sempre di giocare a viso aperto con tutti.